Innanzitutto un caro saluto ai frati cappuccini di San Giovanni Rotondo e ai fedeli riuniti nel santuario di Santa Maria delle Grazie per unirsi tutti insieme a Padre Pio nel recitare la sua preghiera preferita, il Santo Rosario, insieme a tutti quelli che sono collegati mediante la TV o i social media. Ecco, in queste sere di maggio, state ricordando quanto è scaturito dalla canonizzazione di Padre Pio a 20 anni da questo meraviglioso evento. E uno degli effetti più significativi è stata certamente l'estensione del culto a Padre Pio in ogni angolo della terra. Ora, cosa significa questa estensione? Significa che Padre Pio continua a operare oggi. Le persone che incrociavano Padre Pio, più di 50 anni fa, si sentivano attratte da lui, come una calamita. Eppure sembrava esserci poco di interessante, apparentemente non aveva un messaggio accattivante, alla moda. San Paolo VI diceva che il mondo oggi ascolta i testimoni più che i maestri, e se ascolta i maestri lo fa perché sono anche testimoni. Ecco, Padre Pio viveva per ciò che amava. Non diceva cose apparentemente molto interessanti. Era lui interessante perché indicava Cristo con tutta la vita. Siamo stanchi tutti delle chiacchiere e vogliamo Dio. Anche l'uomo che si sente più lontano da lui, in fondo desidera un'esperienza di lui, fare esperienza di Dio. Ecco, accanto a Padre Pio non si rimaneva indifferenti perché si avvertiva il fuoco di Dio. E in fondo tutti dalla Chiesa ci aspettiamo proprio questo. L'estensione del culto di Padre Pio significa quindi innanzitutto che il suo fascino di ieri, continua ad attrarre anche oggi, più vivo che mai, malgrado tutti i cambiamenti globali che ci sono stati nel frattempo. Come avveniva con i discepoli di Gesù, che restavano catturati dalla sua scia di luce, come avveniva anche a tanti bisognosi nel Vangelo, che trovavano in Gesù guarigione, liberazione, salvezza. Tutti questi poi facevano il passaparola e così avviene con Padre Pio. In fondo la Chiesa è questo sublime passaparola che ti coinvolge nella salvezza. E come Gesù anche prendeva iniziativa, ad esempio chiamando gli apostoli, così pure Padre Pio oggi sembra puntare i suoi obiettivi per farsi conoscere e così portare a Gesù tanta gente. Ecco perché oggi in tante parti del mondo si incontra il volto di Padre Pio. Personalmente l'ho trovato in Messico, negli Stati Uniti, in Olanda, in Irlanda, in Svizzera. In Costa Rica, ad esempio, nel santuario della Virgen de los Angeles a Cartago, trovi le immagini della Madonna e le statue di Padre Pio. Così nelle Filippine, in Corea. Personalmente io lavoro in Vaticano, nella Congregazione delle Cause dei Santi. E vi posso dire che ancora oggi continuano ad arrivare segnalazioni di miracoli possibili, miracoli attribuiti all'intercessione di Padre Pio da tutte le parti del mondo, che ovviamente non servono più per la canonizzazione perché è già avvenuta. E un ultimo caso, proprio di recente, proveniente dal continente americano. Ecco, concluderei soltanto con una piccola riflessione finale. Questa espansione del culto di Padre Pio in tutto il mondo, in fondo è un fenomeno spontaneo. San Vincenzo de Paoli diceva che le opere di Dio si fanno da sole e Padre Pio continua a fare praticamente da solo. Non ha grandi apparati e organizzazioni alle spalle. È l'opera di Dio che agisce attraverso questo suo figlio speciale. E in questa scia di luce ci siamo anche tutti noi, grati al Signore per questo stupendo dono del suo amore. Una buona serata a tutti.